a piazzare sul podio temporaneo. Ancora al salto mortale e mezzo, ritornato carpiato. Non ci si fa tanto caso, ma a quella distanza l'altezza è fondamentale. Lei forse qui vedremo anche qualche bel voto perché l'atleta prende molta distanza dal trampolino. Se un tuffatore da 10 metri salta un pochino di più, magari un pochino proprio nella fase di spinta. 48 punti per Carolina 2 e 2.3 Margot Erlam, quindi punteggi più bassi, chiude con 208. In questo caso nella parte finale non prende le mani, la testa rimane bassa e inevitabilmente di schiena. Sì, devo dire che un po' per tutte quante rapidamente mezzo rovesciato è risultato forse il tuffo più complicato. È questa leva che comunque porta l'atleta, in ogni caso lo porta in avanti, se poi già si è sbilanciato in avanti la parabola diventa molto un pochino proprio nella fase di spinta. 48 punti per Carolina. E più in sicurezza. Norvegia adesso con Caroline Kupka. Si ritorna Norvegia adesso con Caroline Kupka, 1,5 indietro carpiato. Veramente qua molto pulita. Guardate bene la posizione, l'entrata. E come abbiamo detto ieri, è un'atleta molto grossa, molto potente e da 1 metro forse un pochino ne risente. Riesce a rimanere ferma, controlla questo tuffo relativamente semplice, lo porta bene. 47,15 sale in quinta posizione Erlam, adesso Caroline Kupka, doppio e mezzo avanti, carpiato. Staccata di 21 punti dalla Fangio. Kupka. La sopportare, lei l'ha sopportata, si è fatta portare in alto ed ha trovato anche un'entrata abbastanza verticale. Beh, anche in questo caso molto abbondante. Allora l'atleta arriva leggermente spostata in avanti, quindi sbilanciata rispetto al trampolino. Quindi la tavola va in basso, poi la riporta molto in alto. Ricordiamo che anche per risalire vuol dire che l'atleta è ferma e quindi tutta la spinta che arriva dal trampolino bisogna. 47,15 sale in quinta posizione. Al momento in terza posizione. Punti e 20 in quarta posizione per il momento. Adesso Caroline Kupka, Norvegia. La concentrazione da parte dell'atleta che cerca ovviamente prima di eseguire un'ottima rincorsa, che è quella che poi dà il via al tuffo. Tutto il resto viene di conseguenza. Buono anche questo tuffo, sembrava forse leggermente lento, però bene nella posizione delle caviglie, bene. 47,15 sale in quinta posizione.